Negli episodi precedenti, dopo una piccola esplorazione, abbiamo avuto qualche problema con i Burmes. Ma andiamo a fare un bellissimo ombrello per andare in giro senza bagnarsi. Ma riuscire davvero a non bagnarsi? Scopritelo nel nuovo episodio di Don't Rain of Giants! Ciao a tutti, sono Mario, eccoci qui in questo nuovo episodio di Don't Starve, dove faremo una chest. Perché sì, perché ci serve una chest e tutte queste cose. Comunque, sono andato un po' a vedere cosa ci offre questo DLC, perché non conoscevo nulla di cosa c'è questo Thermal Mine User. No, per ora no. A cosa? Anzi, invece sì, mi servirebbe proprio. A co cosa ci offre questo magnifico DLC? E tra le varie cosette ho scoperto molte cose interessanti. Cioè, tra le varie cosette, il 99% delle cose che ho scoperto erano davvero fighissime. E mentre craftiamo roba, le condividerò con voi. Allora, innanzitutto, adesso, qui in questo nuovo DLC, ci sono 4 stagioni. Come avevo già detto. Però, queste 4 stagioni introdurranno cose molto fighe. Tipo. D'estate potremmo accaldarci troppo, quindi avremo bisogno di mantenerci. Ma se sto così, ma è meglio stare con l'ombrella, così non mi bagno. Se siamo tipo d'inverno, cioè d'estate, è meglio stare sempre al fresco, altrimenti moriamo perché fa troppo caldo. Una bella cesta, la mettiamo qua. Poi, non so. Invece in autunno pioverà spesso, però non dovremo troppo preoccuparci. Invece adesso siamo in autunno. Sottolineiamo che adesso siamo in autunno. E l'autunno era come, per ora, è come la normale giornata di Don't Starve. Cioè, nel senso, come era prima Don't Starve senza l'aggiornamento. Posso posare questa nitrite. Poi cos'altro posso posare? La gold nugget. Effettivamente non mi servono. Non più di tanto. Posso posare l'ascia qui. Che comunque alla fine. Anzi, mi sa che la userò un altro. Cioppate, 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 cioppate. Oh, la nostra piccola ascetta si è rotta. Ma adesso ne faremo una d'oro. Se posso. Faremo una d'oro. No. Hanno detto di no. Ci vuole l'Alchemy Engine. Allora, per fare l'Alchemy Engine. Adesso per fare l'Alchemy Engine ci vogliono. L'Electrol Dodo. Che figata. Quindi dobbiamo fare un altro di questi Electri Dodo. Quindi prendiamo. Dobbiamo fare altra roccia. Sto facendo tardi. Allora, comunque, la chiave di questo nuovo DLC è andare ad esplorare, 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 esplorare e ancora esplorare, perché ci sono davvero tantissime cose da trovare, quindi andremo un po' ad esplorare dopo. Anche se ci dovremmo preparare tipo per l'inverno. Ma dovremmo, tipo il genosbaglio il 16° giorno arriva l'inverno, cose simili, quindi dovremmo preoccuparci anche un po' dell'inverno, ma vabbè. Allora, dobbiamo prendere del legno, quindi dobbiamo cioppettare, quindi per cioppettare ci serve un'ascia, perché altrimenti non possiamo cioppettare. Quindi, dov'è l'ascia? Cioppate, 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 si cioppetta in fretta questo. Cioppate, 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 cioppate. Dovrei anche fare la, come si chiama, la pala. Cioppate, 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 cioppate. Perché così tolgo questi cosi qui da mezzo. Sì. Cioppate, 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 cioppate. Ah, sì. È molto. Che poi questo coso, no? Cioè, questo coso qua. Se si sanno tipo ogni quanti giorni. Cioppate, 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 cioppate. Ogni quanti giorni si cambiano le stagioni, non serve a molto. Però è carino. E lo teniamo. I can hear a tiny. La notte, la notte. No, 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 no. Add fuel. Molto fuel. Tantissimo fuel. E ce le cucchiamo! Quest'oggi ce le coccheremo un lipotito di morsel. Tu le cocche le morselle? Se tu le avevi tu prendere? Se avevi a fuoco? E ce le fuoco lento però non è fuoco veloce perché altrimenti la corne si distrugge. Su prendi le morselle
E poi se tu le mangi, perché Wilson se le angri, e tu le prendi. Quest'altra ricetta di oggi sarà il drumstick. Il drumstick, adesso mi dovresti sentire meglio. Il drumstick, che tu ce le cucchi così, e tu le cucchi un altro poco così, e voilà! Le fritte drumstick. Quindi ci sono davvero tantissime cose interessanti. Molti di voi mi hanno semi-spoilerato che ci saranno anche nuovi animaletti come Chester, e non vedo l'ora di scoprirli. Ed oddio, non vedo l'ora. Infatti non vedo l'ora di trovare anche Chester. Vabbè, comunque su, fai quel che devi. No, sta facendo. Ok, ho paura, paura, paura. No. Ok. Ok, perché ho paura, non vorrei rimanere a secco. Che poi non so se questa roba c'ha piantarla o mangiarla. Non ho ancora ben deciso, ma vedremo in futuro, non è il problema. Quindi adesso torniamo a craftare le cose, perché effettivamente potevo craftare mentre stavo aspettando, invece di sprecare il mio prezioso tempo, perché in Don't Serve il tempo è molto prezioso. Quindi build e build ancora. E adesso ci serve questa. Shit. Servono due. Dannazione. Però per la scienza posso fare qualche altra cosa. Cosa posso fare? Il lighting rod. No, grazie. Allora, cos'altro? Mi serve un'altra roccetta. E devo andare a ceppettare un altro pochettino. Dov'è la mia ascia? Eccola qua. Ce l'avevo in mano. Va bene. E uno. Chop Che bello cioppettare tutti insieme in allegria. Bello cioppettare tutti insieme cantando. Fa tanto Disney, però è bello. Quindi adesso piantiamo quest'altra robaccia. Dovrei proprio togliere queste cose da qua. Che poi aspetta, esamine. Ah, posso sentire un albero al suo interno. Sto cercando di venire fuori. Vabbè, questa cosa la sapevo già. Pensavo fosse qualcosa di nuovo, che lo sapevo. Ciao bel coniglio conifero, soccorso, diresti di entrare tra le mie creature intrappolate? Vai, entro tra le mie Dio, allora te lo lascio qui e appena esci ti piglio, cioè ti prendo. Quindi, che stiamo facendo? Ah sì, dobbiamo craftare la scienza. Quindi prendiamo un altro di questi cosi. E non posso farlo perché no, ok, li ho nell'inventario. Dov'è? Quindi, ed ecco qui la Alchemy Engine, qui sul viale. Però non fa niente. Yeah, adesso abbiamo l'Alchemy Engine, quindi possiamo fare tutto e di più quasi. Quindi è davvero molto utile. Quindi vediamo un po'. Possiamo fare tutte queste cose così. Possiamo fare una cavolo di pala che probabilmente ci servirà. Tipo adesso anche per tagliare questa robaccia. Però penso che lo farò in futuro da solo. Perché va bene che cioppettiamo insieme, perché cioppettare è magnifico. Però non esageriamo. Poi diventano. Oppure quando devo spiegarvi qualcosa mi metto lì e tolgo tutta quella robaccia. Dobbiamo andare a trovare i nostri cari bufaloni il prima possibile, perché non si può continuare così. E dobbiamo andare a trovare quindi i nostri bellissimi bufaloni. Ah, bufaloni, dove siete? Bufaloni, vi troverò. Sì lo so che io vi troverò. Bufaloni, sto arrivando, non vi nascondete. Ah, giusto, con tab. Allora, quindi abbiamo esplorato tutta questa mappona. E dobbiamo andare ad esplorare il resto di questa mappona. Dobbiamo trovare questi bellissimi bufaloni e lo faremo presto. Si spera. E comunque per ora il DLC è appena uscito, quindi alcune, cioè, non ci saranno davvero tantissime cose. Però
Per ora comunque ci sono ancora già tante cose, c'è quasi una pagina intera di roba scritta. E diciamo solo tra gli items, figuriamoci. Quindi nuova roba tipo, che ne so, qualche aggiustamento o cose simili, non li so. Tipo che ne so, se hanno messo che adesso i bashis qui ci mettono meno a crescere, non ne ho idea. Perché sono andato a leggere un po' sulla wiki, perché la wiki è sempre ricca di notizie. E in particolar modo quella di Don't Serve mi piace tantissimo. E quindi sono andato un po' lì a leggere, a sleggiucchiare se qualcosa di nuovo, per trovare anche qualcosa da fare oltre ad esplorare. Però a quanto pare devo andare per forza ad esplorare, perché altrimenti qui non si fa niente. E perché comunque all'inizio esplorare un pochino, perché tu vorresti esplorare ma devi prepararti. Però se non esplori non ti puoi preparare, devi trovare una giusta via di mezzo. Perché guardate, tipo adesso è già tardi. E dannazione, odio questa cosa, perché si parte in autunno dove i giorni non sono troppo veloci, quindi cioè non sono troppo grandi, cioè lunghi, quindi a volte è anche un pochino fastidioso questa cosetta qua. E siamo anche stati sfortunati per ora, almeno, che ancora non abbiamo trovato dei cavolo di bufaloni, carinissime. Di solito i bufaloni si trovano in fretta. Che diavolo. Io non ho ancora trovato nessun bufalone. Mi sa che comunque questa notte la passeremo fuori. Già. Che poi adesso anche le api tipo si comportano in modo diverso. Ma non voglio spoilerarvi niente. Io non sono spoilerato per l'ora e non lo volevo sapere. Però va bene. Eccoci qui nella palude, ricca di brutti cattivoni come questo essere. Aspetta, esci per farti vedere dai nostri amici che non ti conoscono. Ecco, quello è un brutto cattivone, è meglio starci alla larga. Soprattutto all'inizio. Quindi devo andare. Posso stare qui, nessuno mi falcia. Ok. Devo andare a cercare questi carinissimi bufaloni. Forse ci sono. Bufaloni! Bufaloni! Ciao, bufalone! Non sei incinto, vero? Bufalone? Ciao, bufalone! Quanto sei bello, bufalone! Ebbene, ecco qui i nostri... corde! Ecco qui i nostri magnifici... Oggi, la, bufaloni, bufaloni, aspettate, vengo anch'io a dormire con voi, bufaloni! Ok, yeah! Siamo qui insieme ai nostri cari bufaloni! Prendiamo questa cosa... E... quindi probabilmente muoveremo il nostro campo più di qua. Probabilmente. Quello diciamo, forse lo lasceremo così e ne faremo un altro di qua. Sì, ho appena fatto una crafting, una alchemy engine lì. Però vabbè. Vabbè. Tanto non sono cose davvero difficili da fare, come avete potuto vedere l'abbiamo fatta subito, quindi non è davvero questo grandissimo problema. Quindi perché Bear fare la base vicino ai bufaloni? Beh, perché grazie a questi simpatici simpatici amiconi cornuti possiamo fare davvero molte cose per la sopravvivenza. Fare dei delle farm. Fa la cacchina mentre dorme. Quanto sei carina. Aspetta, togli la spear, altrimenti quello lo tocca. Ok. Quanto è carino. E quindi tramite questi bellissimi omaccioni saremo in grado appunto di poter di fare molte cosette davvero utili, come per l'appunto fare delle farm, dove mettere a crescere i nostri carinissimi seeds, dove appunto cresceranno robe meravigliose. Poi potremo creare il nostro tavolo da cucina, dove potremo cucinare e fare tante cose carine. E quindi questi bei bufaloni carini ci saranno davvero molto utili nel corso della nostra avventura. Già. Quindi sto notando che ultimamente la luce nella stanza sta facendo sempre più schifo e si vede sempre peggio. Dovrò trovare una soluzione a questa cosa, però va bene. Did you hear it? That? Cosa? No! Stanno arrivando gli Hound. Dannazione. Gli Hound adesso probabilmente vedete cosa sono. E sono brutti e cattivi. Già. Che quando escono il giocatore, cioè Wilson o chi abbiamo, ci avvisa dicendo ehi, l'hai sentito o cose simili. Altri bufaloni, ciao bufalone. Siete in tanti qui, vero? Allora, abbiamo un bel numero di bufaloni. Che poi questi carinissimi bufaloni sono anche molto forti, quindi vi consiglio di non attaccarli.
così a random, perché potrebbero... Un altro bufalone! Ed ecco qui Yound. Vai, bufalone, distruggi! Bufalone, distruggi. Ehi, bufalone, perché non lo distruggi un poco? Che dici? Bufalone? Bufalone! C'è un cagnone qui, bufalone. Ecco qua, andate, bufaloni! Alla carica! Distruggete, bufaloni! Ah, 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 i miei bufaloni che distruggono! Bufaloni, distruggete! Anche noi, bufaloni! Ah, quanto siete bravi, miei bufaloni! Distruggetelo! Di più! Distruggetelo di più! Quanto siete bravi! Ah, i miei bellissimi bufaloni che sono tanto bravi a distruggere cose. Spostatevi, bufaloni. Ecco qua. Allora, non so perché ci sono questi fiori malvagi, che sono brutti e malvagi. E sono davvero cattivi e diminuiscono la sonità. Ehi, bellissimi. Ui, ragnetti. Ciao, ragnetti. No, i miei siti sono pronto scantonatore. No, questi maleducati. Uccelli maleducati del cavolo. Ah, li odio. Comunque, perché sto andando ancora ad esplorare se ho trovato i nostri cari bufaloni? Non dovrei forse incominciare a fare il nostro nuovo campo? Già, dovrei. Dovrei. Una mandragola! Cucù, zettete! Mandragola! Mandragola, mandragola, mandragulo, mandragola, mandrake. Mandrogo. Questa mandragola è una... un item molto molto forte che è in grado di curarci quasi totalmente, perché cura 100 e noi abbiamo 150. Ci permette di di curarci quasi totalmente. Oh, i nostri siti. Ci permette di curarci quasi totalmente. In più ci permette di saltare una notte. È davvero molto utile. Il mostro piccone. Ciao piccone. Quanto sei carino. Oh, puzza. Però vabbè, non fa niente. Eccoci qui in un altro villaggio di bellissimi maialoni. Sids. Che poi questi bellissimi maialoni, se tipo gli diamo della carne, verranno con noi. Però al momento non ho della carne. Anzi, ho della monster meat. Vieni, vieni qua, vieni qua. Ho questo terreno. Hello, friend. Vieni con me, amico. Ad avventure. Che figata questo terreno. È tipo autunnale. Ok, mi piace. Ah, ti piace, miei friend. Mr. P. Oh, Mr. P. Quanto è carino, Mr. P. You friend, sì, you friend. Oddio, quella cosa mi sembrava un ragno, quel corvo. Però vabbè, pazienza. Allora, mi sa che dovrei tornare proprio dai bufaloni. Lo so che io sono good. Quanto sono carini i maialoni. Dovrei proprio tornare di là e incominciare a fare il nostro vero campo vicino ai bufaloni. Già. Però anche tipo loro sono utili per fare cosettine. Quindi probabilmente potrei farlo nel mezzo il nostro campo. Esattamente, farò così. Lo farò nel mezzo, nella foresta più buia e boscosa di tutte. Dove appunto resteremo io e il nostro Mr. P. Mr. P. Eccolo qua che arriva. Piano piano però arriva. Quindi la farò tipo qua. In questa roba qua. Così abbiamo i nostri maialoni qui. E quello che cos'è? What the fuck? Vieni qua. Avremo i nostri maialoni qui. In questa bellissima... cioè... avremo i nostri maialoni qui. In questa bellissima area. E noi saremo qui. E... cos'è sta cosa strana? Voglio andare a vedere quest'albero. E poi qui avremo i nostri bellissimi bufaloni. Quindi... dopo facciamo un bel fuocherello qui. Si posso fare il fire pit, ok. No, no, no. Bufalone, bufalone. Dove vai? Dio, quanto vi odio quando fate così. I bufaloni dovete sapere... i bufaloni, i maialoni dovete sapere, hanno molta paura del buio. Quindi appena farà buio incominceranno a correre dappertutto. Eh già. Comunque, quella cosa sulla mappa dovrebbe essere l'albero malvagio. Il living. Living wood. Eccolo! Totally normal tree. Ciao, totally normal tree. Ma mi fa male. No. È solo un albero parlante che non fa male. E io ti cioppetto. Cioppete, 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 cioppete. Cioppete, 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 cioppete. Dio, se sei forte. È forte. Vabbè, comunque, adesso partiamo. No, questa robaccia no. Penso di fare direttamente l'alchimia. Ci serve
Vieni, ma Mr. P. Aspetta, Mr. P. Lo faremo qui, dove si trova questo fiore. Facciamo il nostro campfire. Mr. P. Luce. Mr. P. Ecco qua, luce. Ah, dato che hanno comunque molta paura del buio, appena vedono la luce corrono subito dalla luce. E bisogna raccioppettare un po'. Mi aiuterai, Mr. P? Sì, tu. Andiamo. Cioppata, 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 cioppata. Perché non mi aiuti? Cioppata, cioppata, cioppata. Perché non mi aiuto? Forse perché è buio. Vabbè. Cioppata, 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 cioppata. Sì, infatti, perché ha paura del buio e non mi puoi aiutare. Ma vieni qui, non è che è tanto distante. Cioppata, 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 cioppata. Dio. Amo questi bellissimi maialoni, ma a volte danno davvero fastidio. Cioè, guardate quanto è carino mentre dorme. Come fai ad arrabbiarti con qualcosa di così carino? Bruciamolo. Vai a fuoco, Mr. Pig. Mr. Pig fa fuoco! Ah, Mr. Pig, ti spengo! Bene, un bel eroe per i maialoni. E continuerà ad esserlo. Scopritelo nel prossimo episodio di Don't the Rain of Giants! Wow, 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 attenzione. Un gioco con il coniferio su assistere alla battaglia. Pensavo che volesse assistere alla battaglia, ma ha detto di no.